Ora vi spiego un attimo cosa facciamo insieme in questa oretta, speriamo che il Signore ci mette a disposizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto della grandezza dell'Altissimo, specialmente quando poi sono corredate, come in questa Chiesa, da tutta quanta una serie di motivi teologici bellissimi, espressi anche attraverso una serie di frasi e di scritte che poi vedremo piano piano, sono tutte quante in latino, e che rendono questa Chiesa tutta di Maria. Io dicevo stamattina, e io quando è che ho saputo che mi sono accorto di questa cosa? Quando sono arrivato qui, tra poco sono 3 anni, ecco, benvenuta a Pina, prego, incomodati qui davanti. Il 15 ottobre sono 3 anni che sto qui, arrivo qui, ero contentissimo di venire qui, avevo sentito parlare di questa chiesa, era un po' più buietta rispetto a oggi, però sono andato a farmi un bel giro, sono stato un paio di giorni a vedermela metro per metro, dettaglio per dettaglio, con la lucetta del telefonino in mano, insomma, perché però, e sono rimasto con 2 occhi sgranati, perché non solo per la bellezza oggettiva di alcune opere d'arte. Oh, tenete presente che questa non è una visita artistica, io non ho né le competenze per cui ognuno deve fare il lavoro proprio, non sono né uno storico dell'arte, ho delle reminiscenze liceali, quindi so distinguere un Giotto da un Caravaggio, insomma, molto più di questo, insomma, non tanto, no? C'è il nostro amico, penso che tutti conosciate, Alessandro Rosana, che o in corso di presentazione o dopo a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni che ne sa più tutte quelle di Sermoneta messe insieme, d'accordo? Quindi non è una, cioè, se volete sapere tutti i particolari possibili su questa chiesa, venite a fare una visita guidata con una guida, sono bravissimi, ti dicono vita, morte e miracoli, Dio di ogni pietra. La mia funzione non è questa, è di farvi comprendere oggi come questa chiesa è una veramente culla mariana, è una scuola di, non solo teologia, ma devozione mariana. Questo è concentrato in 4 punti particolari. Il primo è il corpo, e noi seguiremo proprio quest'ordine, d'accordo? Faremo questo giro. Il secondo è quella cappella lì, che oggi dice il Santissimo Sacramento, oggi chiaramente l'ho tolto perché dobbiamo, sì, facciamo discorsi spirituali, ma è un po' un clima, un po' da conferenza, non è molto riverente, quindi sta qualche ora a casa mia, poi finita la presentazione torno al posto suo. Ma quella oggi è la cappella del Santissimo Sacramento, ma un tempo era la cappella del Rosario, e vedremo che il dipinto che stava sopra San Francesco adesso sta nella cappella De Marchis, e il dipinto con il Santissimo Rosario. Ma lì dentro, nell'abside, vedremo quello che ci sta scritto. Io quando guardai l'abside, e parlando con qualcuno, ci ho fatto la tesi dottorale su questo, se avessi conosciuto sta chiesa prima di fare la tesi dottorale, sicuramente in una sezione del capitolo mariologico dedicata alla tipologia mariana avrei parlato di questo, sicuro, ci avrei fatto pure la, non sapevo neanche che esistesse, ma quando ho visto quelle cose, mi dovete credere, perché io l'ho studiata, cioè, ho fatto una tesi dottorale su questo, dico, mamma mia, queste sono tutte quante tipologie mariologiche. Cosa sono le tipologie mariologiche? Cioè, nell'Antico Testamento c'erano dei passaggi biblici che sono stati letti e interpretati in chiave mariana, accorpandovi alcuni titoli o funzioni mariane, poi le vedremo meglio con gli occhi, attestate alla tradizione. È bellissimo, eh? Poi c'è la cappella della Madonna della Vittoria, originariamente dedicata a Santa Caterina d'Alessandria, che ancora c'è un quadro grosso, martire, non è Santa Caterina da Siena, è una martire del primo millennio, ma che è stata poi riadattata in conseguenza del miracolo del 1796, che questi giorni poi rivedremo, e anche lì, a partire dalla scritta che c'è sulla porta, a quello che c'è dentro, un altro canto e inno mariano. Poi la Cappella dei Gozzoli con la Madonna degli Angeli, che più o meno tutti sanno che è questa Madonna degli Angeli, spero che tutti sappiate che la Madonna custodisce in braccio Sermoneta, quella è una rappresentazione di Sermoneta, per quanto, insomma, non per, però anche lì bisogna vedere che c'è scritto, cosa fa la Madonna con Sermoneta e a Sermoneta. C'è qualcuno che, se qualcuno lo sa, alzi la mano, se qualcuno lo sa, tranne Alessandro, quello che c'è scritto,
che per quello che c'è scritto sul quadro della Madonna del Gozzo gli fa capire quello che la Madonna fa a Sermoneta, secondo quello che l'autore del quadro esprime. Quindi il senso del nostro giro è questo, sarà una cosa molto molto breve, lo vedremo insieme. Quindi adesso, finita questa breve introduzione, dobbiamo fare un po' di stand up, perché cominciamo dal coro, Cappella del Sacramento, Cappella della Madonna della Vittoria e Cappella del Gozzoli. Non sarà molto lungo, al massimo entro le 7:30 abbiamo finito. Se vedete che mi dilungo troppo mi fate i segni del taglio, con se vi annoiate o vi stancate mi dilungo troppo, io nel taglio sono abbastanza... Questi affreschi, allora, come... Allora, vi spiego un attimo che ci sta qui dentro. Allora, qui dentro la cosa principale, come vediamo tutti quanti, sono le scritte in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i passaggi fondamentali della vita della Madonna, dalla nascita alla glorificazione. Poi ci sono delle formelle che rappresentano storie bibliche o addirittura testimonianze delle sibille romane circa Maria Santissima. Poi ci sono, cominciamo da questi che sono i temi non mai, e questo è Sant'Antonio. Come si leggono i quadri della vita della Madonna? Questa è la nascita di Maria bambina. Ok? Seguite il puntale, Si va in alto e si vede questa bambina con una donna anziana e un uomo anziano, sono Sant'Anna e San Gioacchino, che sta andando verso una persona che ha un copricapo sacerdotale. È la presentazione di Maria al Tempio. La Chiesa la commemora il 21 novembre, tradizione antichissima. Maria a 3 anni va al Tempio di Gerusalemme, dove sarebbe rimasta fino a quando non è uscita per sposare San Giuseppe. Subito dopo, sposalizio tra Maria e San Giuseppe. Vedete San Giuseppe, anche in un quadro che vedremo, questo è un tema della iconografia antica, che è un atto di devozione ed amore alla Madonna, però non era così. Rappresentavano sempre San Giuseppe come una persona un po' anzianotta, perché per stare vicino alla tutta pura e per essere casto bisogna che uno sia un pochino... Invece San Giuseppe non era... San Giuseppe ci aveva avuto, la Madonna ci aveva 15 anni, San Giuseppe ci aveva avuto al massimo 30-35 anni, non di più. Era un tema tipicamente seicentesco della devozione moderna, però anche questo era un atto di amore e di devozione verso la Madonna, verso la tutta pura. Chi è degno di stare vicino alla tutta pura è una persona ieratica, anziana e già avanti negli anni, no? Matrimonio tra Maria e San Giuseppe. Poi qui, vedete come si va, quindi di qua, e poi si passa di qua. Questa è l'Annunciazione, si vede benissimo, l'Arcangelo Gabriele che porta l'Annunzio a Maria. Qui purtroppo è in parte rovinato, ma si vede che c'è qualcuna che si sta recando da qualcun'altra, che si incontrano su una soglia di casa. Quindi che cos'è questa? È la visitazione, è la visita di Maria a Santa Elisabetta. Adesso poi si scende. Oh, voi sapete che riguardo l'assunzione di Maria ci sono due tradizioni. Questa è la tradizione meno attendibile, ma non fa niente, d'accordo? Adesso ci interessa quello che qui viene espresso. La Madonna si addormenta, poi morte reale è un po' difficile, e miracolosamente tutti quanti gli apostoli sono convocati intorno a lei. Adesso però attenzione a un particolare che dobbiamo sapere interpretare, perché sennò vi scandalizzate. Qui c'è un angelo che c'è in mano una spada insanguinata, e qui c'è un tizio, vedete, che ha le mani mozzate, che toccano il feretro di Maria. È l'angelo, che questo voleva toccarla anche da morto, ma la Madonna era tutta pura, non si tocca, la Madonna è solo di Dio. Quindi se tocchi la Madonna ti taglio le mani, capito? Questo è un tema dell'iconografia, vedete? Vedete? Ok? Anche questo che a noi dice, oh, non è andata così, no? Ecco, ma è il modo con cui si esprime la purezza tutta divina della Madonna. La Madonna è tutta di Dio. C'è un episodio nell'Antico Testamento, e quando trasportano l'arca dell'alleanza, che con la Madonna è chiamata anche arca dell'alleanza, c'era un tizio che si chiamava Uzza, che ha provato a toccare l'arca dell'alleanza, che potevano toccare solo i sacerdoti, è morto sul corpo, fulminato seduto a stante. Questo è un episodio biblico dell'Antico Testamento che qui è chiaramente rievocato. A un certo punto però qui vedete, nel feretro, in questa specie di tomba, la Madonna non c'è più. Che fine ha fatto la Madonna? Assunta in cielo.
questa è la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, questo è tutto il ciclo di Maria. Non è un caso nemmeno, penso, non so se lo sapete, che siano 8 formelle, perché 8 è il numero della risurrezione, perché Gesù Cristo è risorto il primo giorno dopo il sabato. Per noi è il 7° giorno, ma gli ebrei cominciavano a contare i giorni dal primo della settimana, che era la nostra domenica. Quindi il sabato era il 7° giorno, Gesù è risorto il primo giorno dopo il sabato, cioè l'8° giorno è il giorno della risurrezione, della vittoria di Cristo sulla morte, che quindi è diventato il nuovo giorno del Signore e per noi la domenica. 8 tra l'altro è il numero della risurrezione, perché se voi l'8 lo mettete in orizzontale dà il segno matematico dell'infinito, cioè Dio. E l'8 è anche fatto, se uno fa attenzione, da due cerchi. E voi sapete che il cerchio simboleggia l'infinito, perché il pi greco, se c'è qualche matematico mi corregga, ancora oggi continuano ad aggiungere i numeri a 3,14, ma sapete che si riempiono i giornali interi, cioè la quadratura del cerchio è una cosa impossibile, come sapete, dal punto di vista geometrico, no? Questa è una parte. Adesso arriva il bello, però. Qui abbiamo quattro, vedete, in queste zone abbiamo quattro figure che richiamano la Bibbia e che dicono qualche cosa di bello della Madonna. Allora, qui c'è il re Davide, vedete David, che c'ha qui in mano? Taglia la testa di Golia. Attenzione, che significa questo? Dobbiamo interpretare questa cosa in senso allegorico. Davide era piccolo, quando Samuele andò a ungere i figli di Jesse, Davide stava a pascolare le pecore. Dio gli aveva detto: guarda che uno dei figli di Jesse è un re. Passano davanti 7 figli di Davide, i primi 7, tra cui il primo che era un bestione alto come metri, bello prestante. Dice: questo sicuramente è il primogenito, così grosso, è lui il re. Samuele dice: guarda che qui non c'è nessuno di quelli che ha scelto il Signore, sono già finiti i figli? Ma veramente c'è l'ultimo, è piccolo, sta a pascolare il gregge. Dice: chiamalo, chiamalo, è lui. E va a combattere lui, piccoletto, contro Golia, che era alto 2,30 metri, d'accordo? Golia armato con un'armatura con lancio e giavellotto da una mano e lui con una fionda con 5 sassi e l'ammazza. La spada con cui gli ha tagliato la testa non era la spada di Davide. Dopo che gli ha infisso una pietra in fronte, gli è balzato sopra, ha preso la spada di Golia e gli ha tagliato la testa. Quindi che significa? Significa che la Madonna, che sembra una piccola creatura, la più piccola di tutte, insignificante, è quella che taglia la testa a colui che Golia rappresenta, cioè il diavolo. C'è una tagliatrice di teste, ok? Due, qui abbiamo Geremia, uno dei profeti. Che cosa dice? Questo è un passo di Geremia, letabitur virgo in coro. È un passo riferito alla Madonna, la Vergine si allieterà nel coro. Il coro ovviamente è il coro paradisiaco, la Vergine per antonomasia, la Madonna, è la cittadina del cielo per eccellenza. Signum ecce, virgo concipiet e si ferma, et pari et filium continua. Questo è il passo profetico che profetizza proprio la figura della Madonna. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, riferito a Maria. E qui c'è il profeta Giona, stetit marea, fervore suo. Il mare si fermò dal suo furore. Quindi la Madonna come colei che placa le tempeste, non soltanto quelle del mare, sapete che adesso qui fai tutta la storia di Giona, siamo qui fino a mezzanotte, insomma, però. Ma il particolare ancora più interessante, purtroppo alcune cose non si vedono, ma alcune cose si vedono, sono le... Allora, questa è la testimonianza del mondo biblico. Allora, abbiamo la rappresentazione della vita della Madonna. Abbiamo i padri della Chiesa, quindi vuol dire che la Chiesa tende e parla, e parla di Maria. Due grandi santi, tutte e due devotissime alla Madonna. Gli episodi biblici, le figure bibliche, chi ci manca? Ci manca il mondo pagano. Allora, qui ci sono le Sibille, la Cumana, la Frigia, la Cumea, la Libica, l'Eritrea e la Persica, figure appartenenti al mondo pagano di Roma, che parlano della Madonna e ne attestano la grandezza. Questa si legge benissimo. Secolo d'oro,
Vergine Madre di Dio, è la Vergine Eritrea. Qui, attenzione, bisogna leggere al contrario, vedete, questo c'è un libro, la Libica, però si legge Deum, molto bene, Pariet, Virgo. Ebrea, Virgo, cioè, attenzione, qui la Vergine ha allattato Dio, ma qui una Vergine ebrea, interessante che nel 1600 sia stato ben specificato ebrea, detto fra me e voi, l'antisemitismo non può mica essere cristiano, a parte il fatto che è antiumano, eccetera, eccetera, ma la Madonna era ebrea, il nostro Signore Gesù Cristo era ebreo. Io se fossi ebreo sarei tutto felice di essere ebreo, perché dico, cioè, c'ho Gesù e la Madonna che sono miei connazionali. Sono felicissimo di essere italiano, quindi attenzione, Virgo ebrea, Deum Pariet, partorirà Dio, quindi Dio è stato partorito e allattato da una donna. Ancora, attenzione, oltre che allattato e partorito, è stato Gesù 9 mesi nel grembo della Madonna. Cioè Dio è stato per 9 mesi dentro il grembo di una donna che è mamma, lo sa, pensate un po' se dentro il ventre vostro c'era Dio. E qui quest'altra sibilla pagana dice Virginio gremio erit Deus, in un grembo virginio starà Dio. Vedete come Deus, 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 Deus. Questi purtroppo non si leggono, ma c'è anche la Frigia e la Cumana, ma quello che abbiamo letto mi sembra abbastanza. Bellissimo. Quello che l'ha fatto. Quello che l'ha fatto. Sono, esatto, la famiglia Medici che ha fatto questa cosa nel 1603. Fino Mariano, questa era la cappella del Santissimo Rosario, ma tu non ci vedeva prima, vedete, questo è il tabernacolo, il tabernacolo c'era raffigurato in pellicano. C'è un pellicano anche in quello stemma che sta sopra il coro, che non so a quale casata appartiene, se Alessandro da qualcosa. Amici, esatto. Ok. Il pellicano rappresenta il nostro Signore Gesù Cristo, perché sapete, il pellicano si ferisce, si ferisce da solo il petto per tirare fuori il sangue e per dare da mangiare il vino. È una liberazione naturale. E Gesù è morto in croce e nella liberazione ci dice il suo sangue, ha versato il suo sangue perché noi possiamo avere la vita. Ecco perché lo colate sui tabernacoli o in altre raffigurazioni sante. E anche in un inno, nell'inno all'ora delle cose, Gesù ha colocato come Dio predicare gli uomini, o Dio predicano Gesù Signore Gesù, ma che chiamano Gesù, lo chiamano pellicano, lo chiamano pellicano perché in questo senso, non so se aspetta, adesso non sto usando questo perché forse la gente si può vedere, forse è meglio. Mi sentite meglio? Sì. Ci picchia. Allora, le prime due formelle più grandi, di qua e di là, non sono queste direttamente mariologiche, come invece tutta una volta lo sarà. Però servono a farci comprendere, questa è comunque una cappella molto profonda, siamo nel cuore del Tempio. Allora, vedete qui ci sono dei sacerdoti, questa è una scena dell'Antico Testamento, con del fuoco acceso su un altare, questo è l'altare degli olocausti dell'Antico Testamento. E che cosa viene detto? In loco isto propitius ero peccatis eorum, cioè in questo luogo sarò propizio verso i loro peccati. Attraverso il sacrificio noi non bruciamo gli olocausti sugli altari col fuoco, ma rinnoviamo il sacrificio eucaristico che si immola per l'amore di Gesù sull'altare della nuova alleanza, e questo si realizza. E chi è che fa questa cosa? La parte sacerdoti. Io posso testimoniare che questa scritta qui sopra è quanto mai di vero ci possa stare, no? Perché vedete che ci sono doni preziosi che vengono portati verso il Tempio, d'accordo? Da una figura regale, questo è Salomone molto probabilmente, che è colui che ha costruito il Tempio di Gerusalemme, il primo grande Tempio dedicato al culto di Dio nelle religioni monoteistiche. Il Tempio di Salomone è datato intorno, siamo nel X secolo a.C. Beati viri tui, qui stant coram te semper. Beati i tuoi uomini,
che stanno davanti a te sempre. Chi sono? I sacerdoti. Ti assicuro, beati loro. Cioè io mi sento l'uomo più fortunato dell'universo, non c'ho nessun merito, non so perché il nostro Signore ha scelto me, però è proprio così. Ora veniamo alla Madonna. Qui sopra ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 rappresentazioni tipologiche. Allora, come vi dicevo prima, facciamo subito un esempio e prendiamo la prima. Questa, una delle più evidenti. Qui c'è qualcuno che sta puntando un dito verso un serpente. Dietro c'è un albero, per cui prendono dei frutti. E sopra c'è una figura femminile. Eh beh, la mamma di giusto? Questa è una frase della Genesi, dopo il peccato originale. Ipsa conteret caput tuum. Questo è Dio che sta minacciando il serpente che ha fatto mangiare Adamo ed Eva il frutto proibito, che questa, ipsa, ti schiaccerà la testa. Ipsa conteret caput tuum. Vedete? Questa è un'altra stupenda. Allora, sogno di Giacobbe che vede la porta del cielo, scena dell'Antico Testamento. Voi sapete che chi recita il rosario sa che una delle litanie lauretane della Madonna dice Iam Acheli, porta del cielo. Quindi che cos'è la porta del cielo che ha sognato Giacobbe? È Maria. E che cosa succede a chi attraversa questa porta? Si quis introibit, qua ci stanno delle parole che mancano, ma le dico io, si quis introibit per me, salvabitur, c'è una ur qua dietro per leggerla, perché salvabit è un... chiunque entrerà attraverso di me, dice Maria a noi, sarà salvo. La porta del cielo. Ancora, qui ci sono dei sacrifici che vengono offerti dal Padre. Odoratusque est Dominus odorem suavitatis. Il Signore è profumato di odore di suavità, cioè i sacrifici che salgono a Dio sono a Lui graditi di suave odore. Qual è il sacrificio più gradito che sia mai gradito, che sia mai salito alla Madonna? Il sacrificio del cuore ardente e amante di Maria Santissima, immoreggiato dal fuoco. Ancora qui vedete, qui ci sono delle donne presumibilmente vergini, d'accordo, che si avvicinano verso questo sacello. Faces tua plena est gratiarum, anche questo attribuito alla Madonna. Il tuo volto, il tuo aspetto, faces tuo, è pieno di tutte le grazie. Andiamo di qua. Altra scena biblica dell'Antico Testamento, bellissima, questa è molto famosa. Questo è Mosè, ok? Con il bastone. Questo è il roveto ardente, vi ricordate? Esodo 3,15, quando Dio rivela a Mosè il suo nome e gli dice: sono colui che sono. Vedete, questo è Dio che si manifesta a Mosè dal roveto. Ma chi simboleggiava il roveto ardente? Refugium factus es nobis, cioè quel roveto ardente, quindi pieno di Dio che non si consuma, è la Madonna, che è diventata un rifugio per noi. Qui c'è Giuditta, altra scena dell'Antico Testamento. Oggi abbiamo visto un po' di teste saltate, abbiamo visto la testa di Golia e qui c'è la testa di Oloferne. Ecco, Giuditta è una delle eroine dell'Antico Testamento, una figura mariana, che è Giuditta insieme a Ester, insieme a Anna, madre di Samuele, sono tutte quante figure tipologiche della Madonna. Giuditta ha staccato la testa a Oloferne, che era un re nemico di Israele che lo stava torturando, massacrando. E quando vengono celebrate le lodi di Giuditta nella Bibbia, gli si viene detto: onorificenza ai popoli nostri, onore del nostro popolo. Ma l'onore del nostro popolo è Maria Santissima. Qui sotto non si vede bene cosa è rappresentata, ma qui c'è un pezzo addirittura molto molto esplicito del Magnificat. Probabilmente questa potrebbe essere proprio la Madonna in persona che sta pregando, non si vede però bene che c'è qui sotto,
ma qui c'è un pezzo del Magnifica, esultavit cor meus in salutari tuo, il mio cuore esultò nella tua salvezza, il mio spirito esulta in Dio, il mio Salvatore, il Magnifica. E poi anche qui, questa è una delle scritte che non si capisce molto, cioè non si capisce bene il ritratto, ma provate a decodificare la scritta, ci sono riuscito con molta difficoltà. Descendet ut pluvia in vellus eloquium tuum, anche questo è riferito alla Madonna, scende come pioggia sul vello il tuo parlare, la dolcezza con cui Maria pregava e parla al cuore di ciascuno di noi. E questa è la cappella del Rosario. Tenete presente che qui c'era custodita un tempo quella pala del Rosario, che poi andremo a vedere al termine della visita nella cappella dei Marchis. San Francesco però è importantissimo che stia qui dentro, perché San Francesco per me è l'esempio, l'ho detto anche nell'omelia che ho fatto qualche giorno fa, il giorno di San Francesco, è l'esempio di come si cambiano le cose nella Chiesa, di come si contribuisce veramente alla santità della Chiesa. San Francesco è vissuto in un tempo difficile per la Chiesa, di grande corruzione anche da parte di non poca, ma in parte purtroppo anche del clero. Ma mentre tutti quanti gli eretici, che facevano uno stile di vita molto simile al suo, i cattolici e gli albigesi, come San Francesco, erano poverissimi, non volevano i soldi, erano casti, erano puri, eccetera, eccetera, ma andavano addosso in maniera violenta al Papa, ai cardinali, ai preti corrotti, attenzione, senza dire il falso, perché loro che dicevano purtroppo era vero. Ma nella Chiesa non si cambiano le cose insultando e puntando il dito, neanche quando c'è ragione, ma si prega per chi sbaglia e si corregge chi sbaglia, sapete come? Dando il buon esempio. Questo è quello che ha fatto San Francesco, e San Francesco ha cambiato la Chiesa così. Questo vale per tutti coloro che sono in alto, per me in primis, ma anche per le autorità. Gli insulti, le cose, robe di questo genere non sono stili che ci appartengono. Abbiamo un esempio di nostro Signore Gesù Cristo, venuto in mezzo ai peccatori, non ha giudicato nessuno, ha dato un esempio di santità e si è preso su di sé i peccati degli altri, detto proprio in due parole. Ecco, se facessimo questo, sono finiti tutti, non serve nessuna predica, non serve più niente, non serve. Però io, il fatto di aver trovato San Francesco qui, ci ho fatto tante preghiere, perché non c'era l'altro, è stato, c'era un altro, era coperto dalla Madonna del Rosario, questo so che è stato ritrovato in tempi abbastanza recenti, nel XX secolo, non so l'anno preciso in cui l'hanno, c'era Don Isidoro, esatto, in cui l'hanno ritrovato. Quindi c'è un dipinto, insomma, che ricorda la visita di Gregorio XIII. Quando vedete scritte nelle chiese, questo per qualche, perché io non sono un esperto di storia dell'arte, però di queste cose sì. D.O.M. significa, è una abbreviazione ovviamente, Deo Optimo Maximo, cioè a Dio ottimo e che è il più grande di tutti. Maximo significa questo in latino. Gregorius XIII Pontifex Maximus, cioè Gregorio XIII Pontefice Massimo, Ecclesiam hanc visitavit, ha visitato questa chiesa, e anche Perpetuis Indulgensis, eccole lì, altare pro defuntis perpetuo, quindi ha concesso delle indulgenze, quindi vuol dire che ogni volta che o un arciprete, io sarei ancora arciprete, o i canonici che c'erano qui celebravano presso quell'altare per il defunto per cui la messa era celebrata o per una loro intenzione, c'era l'indulgenza plenaria concessa dal Papa con questa visita. Perpetuis indulgensis die assumptionis decorabit, l'ha decorata con indulgenze perpetue per il giorno dell'assunzione, anno domini 1550 più 20 fa 76, 1576 die 14 settembre del 1576. Qui dentro hanno predicato, dico il mio omonimo che è il santo che dovete farmi gli auguri in quella data, non il 6 novembre ma il 26, che è San Leonardo da Porto Maurizio. Qui ha predicato anche San Gaspare del Bufalo, qui addirittura ha predicato San Bernardino da Siena nel 1400, e qui ha predicato anche il Pallotti due volte, San Vincenzo Pallotti. Ci abbiamo
questi sono santi di un certo calibro, questi qui, hanno predicato qui dentro, quindi attenti a voi se non diventate santi, che... Allora, accendo anche le vie crucis, prima di entrare qui dentro, qui c'è una scritta stupenda, cioè che ci parla di chi ci sta dentro: Hostibus evictis victoriae, qui ci manca una E, credo che sia questo cappellino sulla O, ma qui ci manca una E in latino, lo dico io, fidatevi, Victoriae virgo vocalis hostes ut vincam da pia virgo mihi. Allora, letteralmente è questo qui: avendo tu vinto i nemici, sei chiamata Vergine della Vittoria. O Vergine pia, concedi a me di vincere i miei nemici, cioè i diavoli, le tentazioni, i peccati, eccetera. Questo è il biglietto da visita di questa casa. In mano, guardate questo per esempio. Ecco, lo faccio vedere. Questa è la tibia, questa qui. È una tibia, sono le lì, questo è San Gaudenzio Martire, sono tutte quante autenticate, cioè questa gente che è morta, d'accordo? Per il Vangelo. Sta pieno qua dentro. Non ce lo so perso, sto sempre a semina in giro dappertutto. Vedete, qui dentro ci sono delle ossa grosse. Questo dovrebbe essere, allora, qui dentro ci sono San Filippo Neri, ma lo stavo dicendo, dal cuore di San Filippo Neri. E questo è San Francesco di Paola. Voi sapete il cuore di San Filippo Neri, sapete San Filippo Neri? San Filippo Neri, se andate a Roma a Chiesa Nuova, il cuore di San Filippo Neri, mica scherzava, il cuore di San Filippo Neri bruciava, ma bruciava veramente. Cioè quando celebrava la messa, e non solo, era preso con tale forte amore al nostro Signore che gli si bruciavano le camicie. Io l'ho viste le camicie di San Filippo Neri con un alone nero, bruciate, proprio bruciate. E quando è morto gli hanno trovato le costole spostate. Tanto grande era l'amore che c'era verso nostro Signore. Noi questo non ci arriviamo tanto, perché Gesù è Dio, è da amare. Dice, chi è stato innamorato? Io sono stato innamorato quando ero più giovane, non mi scandalizzate. Cioè, l'amore degli innamorati è niente in confronto a quello che si dovrebbe avere nei confronti di nostro Signore. Questo è quello che lui vorrebbe. Allora, attenzione qui dentro. Qui dentro, famiglie razza, tutti quanti sanno, no? Divo Asservatum, 11 Calendas Sextilis, 1796, 11 Calendas, cioè 21 luglio, le calende sono il 10 del mese, salvo Marmaruotto, d'accordo? E... Le calende sono il primo di ogni mese. È il primo di ogni mese, esatto. 11 Calenda Sextilis 1796, Cleri Populique, Frequenzia in Anc Sacram Edem, Dive Caterine Virgine et Martin Undicatam, Traslatum Fuit et Ineandem, Elegantiori Forma Redactum, anno 1808. Ok, quindi quella che una volta era la cappella di Santa Caterina da Siena è stata qui traslato in questo tempietto dalla famiglia Razza, la Madonna che ha lacrimato nel 1796, ok? E alla presenza del clero e del popolo, e con grande frequenza del popolo in questa sacra Edem Tempio, ok? Qui sopra troviamo alcune altre scritte mariane che sono tratte alcune dall'inno Tota Pulcra che si canta durante la novena dell'Immacolata. Tu gloria Gerusalem, tu sei la gloria di Gerusalemme, tu letizia Israel, tu sei la letizia di Israele, tu onorificenza popoli, NRI significa nostri, tu sei l'onore del nostro popolo, ma la più bella di tutti è questa, terribilis ut castrorum aces ordinata. Qui si celebra la Madonna della Vittoria, che è potente contro i nemici di Dio e della Chiesa, che ha vinto la battaglia di Levanto, terribile come esercito ordinato a battaglia. E qui ci sono tutta quanta una serie, lo stemma mariano, vedete, con i simboli, vedete, le mezze lune, la vittoria contro i musulmani, le armature, queste cose che fanno pensare a motivi marittimi, onde, mari, eccetera, eccetera, lo stemma mariano, vedete ancora tutta la mezzaluna con sopra che ci regna la Madonna, e qui la scritta più bella, adscribatur, nomini meo victoria. La vittoria
è attribuita al mio nome. Adamo ed Eva, tutte quante le scene che hanno in qualche modo relazione con Maria. E questo... C'è il fuoco. Allora, no, questo è... È il rovetto ardente, è un'altra rappresentazione del rovetto ardente di Mosè. Tutte quante rappresentazioni tipologiche veterotestamentali. E la ruota, perché è stata martirizzata con la ruota Santa Caterina d'Alessandria. Dovrebbe essere fermoneta quella lassù? Ah, perché questo? Sembra che un castello. Ma Santa Caterina è di Alessandria, quindi. Non bisognerebbe studiare. Anche qui forse Alessandro sa qualcosa, le origini e la motivazione della devozione a Santa Caterina d'Alessandria. Del libro di Proverbi, che anche la liturgia applica e si trovano in alcune messe mariane. Diligit, diligentes, se. E vigilans, anche qui c'è una abbreviazione, inveniet eam. Ci sono due figure ieratiche. Oh, queste ci dicono qualcosa sulla Madonna. La Madonna ama coloro che la amano. E chi veglia, chi prega, chi fa le veglie, la troverà. Vediamo qui in particolare. Questa è la Madonna degli Angeli. Questa è Sermoneta. Qui, se voi vedete, sono arcangeli, principati, potestates, virtutes, dominaziones, troni, cherubini e serafini. È la stessa cosa. Sono i 9 cori angelici. Spero che conoscevate i nomi. Dal più alto al più basso. Gli angeli più alti sono i serafini, i cherubini. Vedete che stanno mettendo questa corona alla Madonna, che è completamente raffigurata d'oro, mentre gli angeli sono soltanto i nimbi dorati, cioè la Madonna è completamente rivestita d'oro. Quindi lei è la tutta santa e circondata dagli angeli, quindi è la regina anche degli angeli, vuol dire che è più santa di tutti gli angeli messi insieme, o di tutti gli uomini messi insieme. Maria, Mater, grazie, Mater, misericordie, cioè manca un pezzetto. Maria è madre di grazia e madre di misericordia. E quali grazie ottiene a Sermoneta? Ce lo dicono gli angeli con queste scritte. Ok, le avevo decifrate quasi tutte, non di passare. Allora, nolite, nocere, terre et mari, ec arboribus. Allora, questa è una frase biblica dove Dio dà ordine agli angeli sterminatori di non nuocere alla terra, al mare e agli alberi fino a quando non vedrete il segno del Tau sulla fronte dei miei servi. Sapete perché San Francesco si firmava con il Tau? Questo è un passo del profeta Ezechiele. Ezechiele vive un tempo in cui dentro il Tempio di Dio ne succedevano di ogni, quindi che dentro i tempi di Dio ne succedano di ogni, detto fra me e voi, è purtroppo un problema molto antico, perché con Ezechiele stiamo nel VII secolo avanti Cristo, quindi roba vecchia. A un certo punto Dio si stufa e dice: adesso qui radiamo tutto al suolo, tranne incarico un angelo di andare a segnare con il Tau alcune persone che saranno preservate dal flagello. Attenzione. Dic angelo percuzienti, cessas mantua. Dic angelo percuzienti, cessa mantua. Allora, dai possibili flagelli divino, causati dai peccati degli uomini, quale grazia ci ottiene la Madonna? Dic angelo percuzienti, noi chiediamo a Maria, cessa mano tua. Ferma la tua mano. Quindi, da flagelli e da castighi, preservaci con la tua preghiera e con la tua intercessione. Ecco perché tieni Sermoneta in braccio. Ok? Ai lati, qui ci abbiamo, appena restaurata, questa è una delle prove che so, questa è un'assunta del Siciolante. Ok? Questo è San Giacomo Apostolo, che c'è la visione del Santissimo Sacramento, e questo è il quadro della Madonna del Rosario, che era un tempo posto dietro al tabernacolo
Vedete, nel rosario, spero che sappiate, si ritrovano sempre San Domenico e Santa Caterina da Siena, perché l'origine del rosario è tradizionalmente attribuito a San Domenico, contemporaneo di San Francesco, che ricevette la rivelazione del rosario direttamente dalla Madonna. Il rosario poi cadde in disuso e due secoli più tardi fu rilanciato in tutta Europa da un altro grande domenicano, che è il beato Arno della Rupe, e da allora divenne patrimonio della Chiesa e sommamente preghiera, sommamente indulgenziata da tutti quanti i papi. Sapete che siamo nel mese del rosario, da domani reciteremo anche un po' di bei rosari insieme, a cui siete tutti quanti invitati. Bene, torniamo un attimo al centro e concludiamo. Vi faccio vedere qualche altra piccola chicca per vedere qual calcio oppure nell'atto, perché San Bartolomeo, che morì molto anziano, il più anziano degli apostoli, fu martirizzato, fu spogliato vivo. E allora qui c'è un bellissimo quadro che rappresenta la Madonna con il principe degli angeli, che è San Michele, raffigurato con tutte quante le sue insegne. La lancia che trafigge il diavolo e la bilancia in mano, con pesa le anime, particolarmente. E San Giuseppe, vedete anche qui il giglio in mano, è sempre grandicello, un po' meno di prima, ma è sempre grandicello, è sempre interprete di quella iconografia di cui parlavo precedentemente, e in cielo la parola mia. Capite cosa significa? Questo è il principe degli angeli e questo è il più santo degli uomini. La Madonna sta sopra, vuol dire che è più santa degli angeli. Il principe orientale bizantino, vedete che qui ci sta una stella, qui c'è una croce e sopra quest'altra spalla che è coperta dalla testa del bambino c'è un'altra stella. Quando vedete la Madonna raffigurata in questi modi, con tre stelle significa che ella è vergine prima, durante e dopo il parto. Quando vedete queste, sì. È la Santa Caterina. Lo vede dietro? Sì. Quello è la Santa Caterina di Lovere, cioè il punto di Giulia de Marchis. Ah, ok. Dietro. È l'affresco della Madre Grazie. La Madre della Grazia, ci sono ancora qualche ex voto. Io spero, questa è una cosa più grande di me. Io qui dentro questa chiesa ho fatto tutto quello che si poteva fare, che era alla nostra portata, però su queste cose, se uno scende in campo la curia, pregate, io l'ho già fatto presente a chi di dovere, questo deve essere restaurato. Allora, questa è una delle tante Madonne del latte, per cui non si vede bene, spero che nessuno si scandalizzi. Ricordate quello che ha detto la Sibilla Cumana, Virgo lactabit Deum, la Madonna ha allattato Dio, quindi c'è un tema iconografico che ha scandalizzato soltanto qualche buon pensante, ce ne sono tante, si chiamano le Madonne del latte, che rappresentano una Madonna con uno dei segni scoperti, e si vede proprio il bambino proprio nell'atto di prendere il latte dalla Madonna. È una scena dolcissima che esalta sia la maternità ma sia anche il mistero, capite? Cioè, perché Virgo lactabit Deum, cioè Dio, che capiremo che è Dio soltanto quando andiamo in paradiso, adesso qui non fammi idea di chi sia, cioè ha veramente bevuto il latte della Madonna, si è fatto veramente bambino come gesto di amore nei nostri confronti, e questo tema iconografico lo rappresenta.